La stazione di Querceta, da anni vittima di degrado, presto cambierà completamente volto. Quando? Entro 2 anni. Lo ha annunciato il sindaco Riccardo Tarabella, ospite giovedì sera di Botta e Risposta su Noi TV Versilia. L'accordo con le Ferrovie dello Stato è raggiunto. I lavori saranno a carico di FS e dei comuni di Forte e Seravezza. Anno 19, mi auguro che si possa veramente dire che questa stazione verrà riqualificata. Ci sarà lo sfondamento del sottopassaggio che porta al binario 2, che sfonderà, arriverà nel vecchio piazzale della ferrovia di fronte all'Arrò, dove c'è un parcheggio. Quindi grande parcheggio che grande risulta parcheggio. Quindi, purtroppo un po' distante. Bene, oltre alla ristrutturazione della facciata e quindi intervento sull'immobile principale, l'intervento sugli immobili laterali, al quale verrà poi data la possibilità al comune di inserirli all'interno dei propri utilizzi, per associazioni, per scopi che rendano quel posto, quel luogo, quindi la stazione ferroviaria, un luogo degno. Slitta invece l'appalto dei lavori alla terza vasca del depuratore di Querceta per ritardi di Gaia negli appalti. Si andrà purtroppo a dopo l'estate 2018. Tarabella, che ha tagliato il traguardo dei 555 giorni da sindaco, ha ammesso di dover potenziare l'azione sul decoro urbano, non ancora sufficiente in questo primo anno e mezzo di amministrazione. Finalmente potrò dare il via a quella serie di attività con i cittadini che vorranno coadiuvare ed aiutarci, con le associazioni che vorranno coadiuvare e aiutarci. Daremo il via a una serie di attività di attenzione al territorio che fino ad oggi non abbiamo potuto organizzare. Quindi se oggi c'è una carenza è perché non si è voluto, ma voluto è uguale a potuto, organizzare un qualche cosa di stabile, perché accanto non c'erano le risorse giuste.